Tutti, anch'io ringrazio, mi riconosci il sale perché c'era davvero bisogno in questa città dopo questi mesi, dopo questa settimana, di un momento, di un presidio, di una manifestazione, di una catarsi collettiva capace di aggregare le diverse istanze, le diverse lotte vertenziali che riguardano il mondo del lavoro culturale, di unirle insieme in una piazza che fosse capace di parlare di un modello di città diverso, di un modello di lavoro culturale diverso, fosse capace quindi di ampliare l'orizzonte. È anche per questo che siamo in tante, tanti studentesse e studenti dell'Università Ca' Foscari, ma vedo anche chi frequenta lo IUAV, chi frequenta l'Accademia. Siamo qui perché la nostra università fondamentalmente perpetua le stesse dinamiche che abbiamo sentito raccontare fino ad adesso. Pensiamo semplicemente al fatto che per laurearsi è obbligatorio accumulare degli stage non retribuiti, quindi lavoro gratuito. Noi veniamo mandati a fare questi stage per Benetton, c'è chi studia Hegart, che fondamentalmente studia arte, che è stato mandato nelle vetrine del Fondaco dei Tedeschi a indicare ai turisti diversi palazzi che circondano la terrazza che hanno aperto, c'è chi è stato mandato a fare la statuina o a fare le fotocopie per Benetton, per i musei civici. La Gribaudi, che lo sappiamo tutti, è la presidente dei musei civici, siede anche nel CDA di Ca' Foscari, quindi fondamentalmente si spedisce i lavoratori gratuiti dentro la sua stessa fondazione. Allora è chiaro che l'università, che dovrebbe essere baluardo non solo di saperi liberi e critici, ma anche di propositività, di modello di lavoro e di cultura diversa per questa città, è che invece questa università aiuta a fomentare questa visione. Pensiamo anche all'ultimo caso per il quale hanno deciso in piena pandemia che con 81 hotel che a Lido sono tutti chiusi e in crisi, hanno deciso di avallare il progetto di un resort a Lido, all'ex ospedale al mare, mettendoci dentro un corso di hospitality, ovvero sia di ospitalità verso i turisti, di quella che sarà l'ennesima speculazione edilizia e turistica di questa città. Ecco, l'università continua a vederci come merce da offrire in pasto a questa grande fondazione, merce che non deve essere ovviamente pagata, nonostante il fatto sia estremamente qualificata. Allora, è per questo che noi siamo qua, perché crediamo che non sia possibile tornare alla normalità che avevamo prima, perché bene la conosciamo, perché bene l'abbiamo vissuta e perché ben sappiamo che è un passato che purtroppo è anche presente e sembra essere futuro, di precarietà, di ingiustizia e di diritti che ci vengono sistematicamente tolti anche dentro spazi come quelli universitari che ne dovrebbero essere invece baluardo. Quindi grazie a tutte e tutti per essere qui, noi ci siamo e anche noi crediamo fermamente in questa lotta, in una città diversa, perché questa città deve assolutamente cambiare, partendo da noi.